brano di Vangelo di questa domenica, al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, si parla di una donna della Samaria che incontra Gesù. Questo incontro cambia la sua vita. Si sente guardata come persona, non giudicata per il suo passato. Gesù dialoga con lei. Nessun maestro allora spiegava la Bibbia alle donne. Scopre la propria dignità. Gesù le rivela che lui è il Salvatore, che ha bisogno di lei, che è amata da Dio personalmente. Lei è così contenta di aver incontrato il Messia che va a dirlo a tutti, perché anche loro possono condividere la gioia dell'incontro con Gesù. Ogni volta che alla domenica o al sabato sera partecipate alla messa, anche voi incontrate Gesù come lei. Molte volte avete sperimentato la stessa gioia della donna samaritana, una gioia che ti cambia la vita. I frutti dell'incontro con Gesù sono sempre gli stessi, sia oggi sia 2000 anni fa. Amore, pace, gioia, forza, scoperta del proprio valore come persona, desiderio di amare tutti. Ma questa domenica non è possibile per voi partecipare alla messa, non è possibile per voi fare la comunione. Questa è una sofferenza. L'incontro con Gesù nella comunione è l'incontro più importante, quello più completo. Ma Gesù è presente con noi non solo attraverso l'Eucaristia. Anche senza fare la comunione potete incontrare ugualmente Gesù. Prenderò la mia sconfitta a chi ha bisogno di sentirsi forte. È come un quadro che sta in soffitta. Ti parlerò della mia cattiva sorte. È presente non solo nell'Eucaristia, ma anche in ogni persona. Lui ha detto: tutto quello che fate agli altri lo fate a me. Posso incontrare Gesù facendo tutte le cose per amarlo negli altri, rispettare le regole che ci vengono indicate, fare bene il nostro lavoro, anche se online, segnalare al sindaco eventuali persone anziane senza parenti perché possa intervenire con la protezione civile, telefonare a chi è solo. Tenete conto che questo clima di paura può creare ripercussioni sul benessere mentale, specialmente di chi è più fragile. Inventare giochi con i bambini che si annoiano, chiamare persone che non chiamavo da tempo per dirgli che gli voglio bene, fare in modo che nessuno si senta solo. Cercate di vivere tutto il giorno amando. Contate quanti atti d'amore fate. Gesù è presente non soltanto nell'Eucaristia, ma anche nella parola. Posso incontrare Gesù leggendo e meditando il Vangelo del giorno. Gesù è presente non solo nell'Eucaristia, ma anche dentro di noi. Posso incontrare Gesù attraverso momenti di silenzio, di riflessione, di preghiera. Vi invito un'ora al giorno a staccare il cellulare, la TV, internet. Ci mettono ansia qualche volta tutte queste continue notizie. E collegarvi con Dio. Gesù è presente non solo nell'Eucaristia, ma anche nel Vescovo e nel Papa. Ha detto agli apostoli e ai loro successori: chi ascolta voi, ascolta me. Posso incontrare Gesù ascoltando le parole del Papa, alla messa delle 7 del mattino, pregando il rosario contemporaneamente al Vescovo alle ore 17. Ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà. Gesù è presente non solo nell'Eucaristia, ma anche in mezzo a noi. Ha detto: dove sono due o più riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.
quando c'è l'amore reciproco, la presenza di Gesù diventa attiva. Puoi incontrare Gesù creando un rapporto più profondo con le persone della tua famiglia, con momenti di dialogo, di perdono, di riconciliazione. Dirsi le cose importanti che di solito non ci si dice. La presenza di Gesù è più forte se siamo nel dolore. Se sei malato, scoraggiato, coraggio, Gesù è con te per proteggerti, per rialzarti, per farti risorgere. Sappiate che noi sacerdoti ogni giorno celebriamo la messa per pregare per tutti voi. Anche se non potete ricevere Gesù Eucaristia, che questi siano giorni di incontro con Gesù, negli altri, nella parola, nel silenzio e nella preghiera, nel Vescovo e nel Papa, in mezzo a noi. Anche se siamo separati, Gesù ci unisca. Quando avremo di nuovo la gioia di partecipare alla messa, ci arrimoremo tutti già riempiti di Lui, perché abbiamo vissuto con Lui ogni giorno di questo periodo difficile. Ciao a tutti, vi voglio bene.